La scuola si appresta a riaprire i battenti dopo la chiusura anticipata a causa del Covid-19, ma le incertezze sono ancora tante. A denunciare fortemente il boom del precariato nella nostra regione è la CISL Scuola Abruzzo Molise, per il quale a settembre la scuola abruzzese dovrà reclutare oltre 4.000 precari tra docenti e personale ATA per garantire così la riapertura delle scuole. È assolutamente scandaloso, commenta la CISL Scuola, come il Ministero dell'Istruzione abbia sinora autorizzato 1.165 assunzioni a tempo indeterminato nella scuola abruzzese e nella realtà sarà possibile farne solo 631. Infatti, ben 534 assunzioni a tempo indeterminato non saranno possibili a causa del mancato svolgimento dei concorsi e per l'esaurimento delle graduatorie provinciali costituite nel lontano 2006 e mai sostituite da altri meccanismi che garantiscono la stabilità del personale. Beffa, ma al contrario invece per quanto riguarda il personale ATA. Qui infatti ci sono gli aspiranti, ci sono i posti, ma non vengono autorizzate le assunzioni. Infatti su 550 posti vacanti si fanno appena 211 assunzioni a tempo indeterminato. Numeri questi necessari al sistema scuola al di là dell'attuale emergenza sanitaria. Dunque, alle 339 assunzioni a tempo indeterminato non fatte e quindi da coprire con i precari si aggiungono i 360 posti in deroga già aggiunti dall'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzese. A questi dati si aggiungono anche le supplenze docenti e ATA per l'emergenza Covid. Infatti, le scuole abruzzesi hanno già chiesto 1.050 docenti e 900 ATA, ma ad oggi la copertura economica permetterà l'autorizzazione del 50% delle risorse umane richieste. Poi c'è l'incertezza sui nuovi banchi scolastici. Le scuole abruzzesi hanno già fatto richiesta di 9.000 postazioni innovative, 2.400 banchi monoposto e 18.000 sedie, ma ad oggi non c'è certezza sulle consegne di questi nuovi materiali, visto che non ci sono comunicazioni ufficiali per poter avviare la produzione. Ad affermarlo Giancarlo Spadaccini, di Aula 3.0, una delle ditte che hanno risposto alla gara indetta per la fornitura di banchi monoposti. Pur volendo avviare una piccola produzione oggi, non potremmo cominciare a consegnare prima di ottobre. Tutto questo fa da contrasto alla lettera inviata in mattinata proprio dal ministro per l'istruzione Lucia Azzolina al presidente dell'ANCI Antonio De Caro e al presidente dell'UPI Michele De Pascale. Nella lettera il ministro ha ribadito come la riapertura delle scuole a settembre sia un obiettivo primario, condiviso da tutto il governo, ma che richiede la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'ambito delle rispettive competenze. Un ultimo e decisivo sforzo a collaborare con i dirigenti scolastici e gli uffici scolastici regionali nell'ambito dei tavoli regionali.